Bentornati amici di Simple Travelers, oggi vi portiamo con noi nella bellissima casa che abbiamo affittato tramite Airbnb a Pompei. Vediamo il video. Questa è la casa, questo è l'ingresso. L'ingresso c'è questa specie di armadio e c'è anche questo divano così buttato così perché dice sai, se volete riposare. Ci sono diverse stanze da letto, a parte c'è il silone per pulire, ma c'è una camera qui che è chiusa che ovviamente non essendo occupata non è a disposizione. Qui c'è una prima camera da letto. Tra l'altro se Marco stasera, che ne so, dovesse caricasse due amiche, c'è anche posto. Senza di niente a nessuno, vedete, c'è una specie di balconcino, le finestre sono aperte perché fa veramente, si sta molto bene. Bene? Poi abbiamo la nostra camera da letto, che secondo me è esattamente più o meno come l'abbiamo vista su Airbnb, già vedete già che abbiamo occupato con le nostre cose, c'è quel cuore un po' particolare. C'è il televisore piatto, c'è sta insomma lo specchio, appendi abiti, e, vabbè, vari ammennicoli, c'è questo letto molto duro che a me piace tantissimo e poi c'è questi qua che servono per spingere il ventilatore, la luce e via dicendo. Poi anche qui abbiamo questa specie di mobiletto e c'è il bagno. Volevo il bagno, devo dire, eccolo, c'è il bagno che non è male, come potete vedere, c'è anche un quadro in bagno che ci sei, non si sa male, c'è ovviamente anche il bidet e il fono, è una bella doccia, pure bella grande, solo che non è chiusa, è solo la tenda, quindi io schizzerò dappertutto, vabbè, però devo dire che veramente carino. Ah, e poi c'è questo strano busto, se mai ci dovesse venire in mente di posare delle cose. E poi c'è la cucinina, che anche questa è in stile della casa, vedete qui ci sono queste persone che ho trovato dentro, hanno già dentro, fanno parte, che se tu vuoi pagare di meno lui dice mette delle persone dentro, così se ti senti solo. Però anche vedete anche la cucina è tutta colorata, quindi c'è proprio una stile della casa, e questo è poi tra l'altro se vuoi pagare ancora di meno te ne metto uno triste dentro, che sta lì con i bambini autistici sempre al cellulare. Ah no, a Turetti, qui c'è la cucina, insomma la cucina con un boiler qua, uno scaldabagno, che secondo me non è sufficiente per tutti e tre per fare la doccia, considerando l'acqua calda che consumo io, e il secondo bagno è un po', vabbè, c'è questa cosa un po' strana che è dentro la cucina, ma in Germania abbiamo visto di peggio, quindi va bene. L'importante è c'è il bidet, oltre alla tazza del gabinetto, però qui c'è un problema di fondo che se... Ah no, ci passi. Ok, e pure qua c'è una bella finestra, la casa devo dire sostanzialmente è bella luminosa. E domani mattina vi diremo la nostra opinione su questa casa, perché prima ci dormiamo, insomma, giustamente, sennò sarebbe un po' complicato. Bene, come avete visto, una casa molto carina, molto colorata, molto piena di luce. Abbiamo avuto solo un piccolo problema con il bagno, perché c'è stata una piccola perdita d'acqua dalla doccia, eccetera, eccetera, però sembra che si sia risolto tutto benissimo. I padroni di casa sono veramente fenomenali, delle persone gentilissime. La casa è in un posto molto centrale di Pompei, quindi non dovete, una volta che tornate praticamente dalla visita agli scavi, tornate a casa e vi rilassate, non dovete più prendere la macchina. Ci sono molti parcheggi vicino, quindi comunque non avete difficoltà. La casa è veramente carina,
ha due stanze, una cucina e una cucina abitabile e un piccolo soggiorno, mi sembra, non mi ricordo, comunque un corridoio abbastanza grande e due bagni. Vi consigliamo di prenotare questa casa tramite Airbnb, come abbiamo fatto noi, e vi mettiamo il link qui sotto, così potete trovarla più facilmente. Allora, per questa recensione è tutto, speriamo di essere stati utili come lo speriamo sempre. Vi invitiamo a visitare Pompei e a visitare la casa che abbiamo scelto noi. Potete trovarci per altre recensioni sempre qui su Simple Travelers, sul canale di YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per essere sempre al corrente dei nostri video e quindi delle nostre recensioni. Un saluto e buon viaggio a tutti.